Buon pomeriggio a tutti, 16:10, il nostro appuntamento con il portafoglio Long Short, oggi 3 agosto, Pietro Riglia per investire.biz, il titolo sotto osservazione per la giornata odierna, lo vediamo sullo sfondo, è il titolo Banca e Mediolanum. Andremo a spiegare i motivi e prima di questo ricordiamo che Piazza Affari cerca un nuovo allungo per quanto riguarda i prezzi che cercano di portare in direzione delle resistenze posizionate in area 22.500 punti. Oltre questi livelli è possibile una prosecuzione degli acquisti in direzione delle prossime resistenze posizionate sulla barriera dei 22.800-22.850 punti. Detto questo, lo vediamo sullo sfondo perché Banca Mediolanum oggi è un titolo sotto osservazione. Perché oggi la società ha comunicato i suoi dati riguardanti il primo semestre del 2022 e dobbiamo dire che sono dati superiori alle attese degli analisti, una crescita importante nel semestre in corso e che ha visto il gruppo appunto bancario vedere un'ulteriore accelerazione del margine operativo a 307 milioni in guadagno del 25% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'utile netto si attesta leggermente sotto i 238 milioni, patrimonio amministrato superiore ai 100 miliardi e per quanto riguarda la raccolta netta nel mese di luglio 745 milioni. Lo vediamo sullo sfondo, non c'è bisogno di dire nulla, la risposta del mercato è positiva, titoli rally, titolo che va a testare questa parte alta di questo box, 6,65, va a testare anche la trend line ribassista, quella che parte dai top del 2022. E quindi attenzione perché il superamento in una conferma sopra questi livelli sarebbe visto come un nuovo segnale di forza, come un importante, per meglio dire, segnale di forza che aprirebbe le porte a target ambiziosi e posti fin verso l'area dei 7,50 con un target intermedio sulla soglia dei 7 euro. E a fine giornata, poi nel commento finale con gli abbonati, lo andremo ancora a trattare in maniera più approfondita, però questi sono i livelli, quindi una conferma, un break confermato di questi livelli resistenziali di questa trend line è un segnale long. E al contrario, se dovesse esserci un falso segnale, quindi con i prezzi che testano la trend line e ritornano sotto le ex resistenze, potrebbe essere visto come un segnale di debolezza, ma visto i dati, visto anche i volumi, si propende per un'accelerazione rialzista del titolo Banca Mediolanum. E ricordo sempre che è possibile seguire la mia operatività sul mercato azionario italiano abbonandosi al servizio Trading long e short sulle azioni italiane lo trovate sul sito di investire.biz nella sezione servizi. Ricordo che all'interno della pagina trovate come è strutturato il servizio, le performance da quando il servizio è nato, performance mensili. Nelle prossime ore vedrete anche l'aggiornamento del mese di luglio. Nella parte destra la possibilità di poter sottoscrivere l'abbonamento che più vi aggrada. Abbonamento trimestrale, abbonamento semestrale e abbonamento annuale. Il tutto quindi lo trovate all'interno della pagina appunto dedicata ai servizi di investire.biz. Detto questo, io do appuntamento agli abbonati al portafoglio a fine giornata e con l'analisi sulle nostre posizioni. Io ricordo che durante la settimana è uscito in buon guadagno il titolo Exor e poi invece con i lettori a venerdì con un nuovo appuntamento con un titolo sotto osservazione in compagnia di investire.biz. L'appuntamento quindi è venerdì, con l'occasione buona giornata e buon trading.